Assessore, un finanziamento importante, quello che viene firmato oggi con questo protocollo per la montagna, per una ripresa che è attesa da tempo. Le risorse economiche sono sempre l'elemento che marca la partenza di un processo. In realtà questo processo è avviato da tempo, le istituzioni, la regione, il governo, gli enti locali stanno cercando di mettere a sistema le sinergie e gli strumenti possibili per un rilancio sistemico della montagna. Lo abbiamo fatto e ora ne raccogliamo i frutti mettendo insieme le politiche di governo dell'economia della neve con un protocollo che ha messo insieme Emilia Romagna e Toscana pochi mesi fa. È stato un cambio di passo, io credo che questo sia il tratto distintivo di questa riflessione. Cominciare a superare le particolarità, superare le visioni di parte, le tutele di piccole dimensioni e comprendere che la salvezza della montagna, soprattutto in questo momento di particolare difficoltà, si ottiene con un lavoro di squadra, un lavoro sinergico, un lavoro determinato, dove la progettualità non è quella dei piccoli dettagli ma è di una visione più ampia e, come queste risorse consentiranno, di un ragionamento complessivo di riqualificazione, di ammodernamento e di estensione degli impianti.